Olio e Olie, speciale di Vivere e Raccontare della Racna TV, puntata numero 28. Cari amici, Lontani e vicini, Massimo Ristuccia è il ricercatore senza confini di tempo, di territori e di umanità. Massimo, oggi palla al centro. allora, oggi torniamo a parlare del professore, di Franco Scoglio. Io, come avevo detto già nella puntata precedente, oltre a tanti ritagli di giornale di cui ne abbiamo letto uno, ma ce ne sarebbero tanti altri, mi è arrivato un libro che oggi come oggi è una rarità, perché è un libro del 2006, fuori commercio, non si trova più in vendita. Lo si può trovare solo in qualche biblioteca di Genova o di seconda mano, avendo pazienza qualcuno che lo mette in vendita sui soliti siti eBay, Amazon. Il libro si intitola Chiamatemi professore, vita, morte e miracoli di Franco Scoglio, autore Jessi Adamoli, casa editrice De Ferrari. E c'è anche, che andremo a leggere, una prefazione di Fulvio Collovati. Ecco. Facciamo vedere il libro. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Ma che La grande ci siamo, prendiamo immagine. giusto una foto a caso anche. Bene. Quindi abbiamo fatto vedere la copertina del libro. Diciamo Grandissimo. pure, la vogliamo dire, che la puntata la stiamo... sta andando in onda da quel di Lipari. Io almeno sono in quel di Lipari, anzi, Una rarità. visto che siamo proprio del nostro professore, in quel di Canneto, io sono in quel di Canneto, a lui tanto cara. Allora, il libro, ovviamente, come tante altre volte, quando abbiamo parlato di libri, non è che possiamo fare 10.000 puntate leggendo tutto il libro. Io direi così. Noi oggi facciamo una puntata, rimandiamo ad un'altra puntata e poi insomma ci fermiamo qui. Io cerco di prendere dei capitoli, dei momenti salienti. C'è il capitolo, ad esempio, di frasi celebri, aneddoti, insomma, qualcosa, ecco. Tre puntate per il professore. Allora, iniziamo subito, come ho detto, dalla prefazione di Fulvio Collovati, che dice: esistevano due Franco Scoglio, quello di facciata che appariva in televisione ad uso e consumo del grande pubblico e quello timido e sensibile che in pochi abbiamo avuto la fortuna di conoscere. Al professore devo moltissimo, mi ha allungato la carriera di 4 anni. Dico la verità, quell'estate del 1989 avevo un gran desiderio di smettere di giocare, anche perché avevo 32 anni e all'epoca quell'età rappresentava un po' una sorta di capolinea per i giocatori di calcio. Poi però all'improvviso arrivò la telefonata del professore e mi fece tornare la voglia. Era un grandissimo motivatore, nessuno come lui capiva le persone. Sembrava quasi che leggesse nel pensiero e sapesse quali corde toccare per ottenere il massimo dal suo interlocutore. Era uno straordinario gestore dello spogliatoio, individuava immediatamente quali erano i giocatori da caricare e quelli invece che era il caso di tenere tranquilli. Era un istrione straordinario, si sarebbe dovuto pagare il biglietto per sentirlo parlare al gruppo nello spogliatoio. Quando decideva di portare la squadra in ritiro, un giorno prima esentava pubblicamente me e signorini, Luca e Fulvio. Voi fate pure come vi sentite. Se ne avete voglia venite anche voi, altrimenti ci raggiungete domani. Poi però ci convocava nel suo stanzino, naturalmente dice venite anche voi. Grazie a Scoglio ho conosciuto Genova. E questo è il secondo motivo della mia gratitudine. Lui, ricambiato, amava molto questa città, che ha ammaliato e conquistato anche me. Al Genova sono stato 4 anni da calciatore
e uno da dirigente. E ancora adesso, a tanti anni di distanza, quel cordone ombelicale non lo voglio recidere. Ho tante offerte per produrre le mie trasmissioni televisive, ma una a Genova la farò sempre. E qui Fulvio Collovati ha toccato Signorini. Diciamo che nel libro c'è anche un capitolo su Signorini. Magari noi nella prossima puntata leggeremo due righe. Signorini scomparso, insomma, con una grave malattia, in modo, insomma, ancora un po' in modo prematuro. Il professore era molto legato a lui. Come dicevo, c'è un capitolo dedicato a lui. Come ad esempio lui parla anche nel libro, il giornalista, insomma, parla tanto e facendogli, allora intervistando, anche di Totò Schillaci, altro giocatore legato a quel affezionato il professore. Ovviamente anche in questo caso, magari la prossima puntata, sia di Schillaci che di Signorini, cercheremo di leggere qualche, insomma, qualche stralcio dei due capitoli, perché insomma il nostro tempo è quello che è, insomma. Intanto io così cerco di fare vedere alla telecamera, se si arriva a vedere nella foto sopra, per quanto si può vedere, c'è proprio l'autore del libro, ancora giovane, insieme ad altri, Jessi Adamoli. E qui adesso veniamo a una parte del libro proprio che racconta l'autore. Dice: quando hai la fortuna che nella routine di tutti i giorni di cronista da campo irrompa Franco Scoglio a spezzare quella spirale di frasi fatte e luoghi comuni e un'illuminazione simile a quella di Paolo sulla via di Damasco. Palla inattiva, la parola magica la lessi per la prima volta sulla Gazzetta, quando il Messina aveva battuto la Roma in Coppa Italia. Gol di Orati. Era il 20 agosto 1985. Il personaggio era stuzzicante, andava approfondito. Qualche anno dopo il Messina si trovò ad ospitare il Genoa in campionato. E così, prima della partita del Celeste, cercai un contatto. Puoi intervistare quel matto in bocca al lupo. Durante il giorno è inavvicinabile, tieni i giocatori in campo a provare le palle inattive anche col buio. Solitamente vive in albergo, ma quando cerca ispirazione si rintana in un suo rifugio fuori città, in collina, isolato da tutti. Il telefono è già tanto se c'è la luce. Ma era un allenatore o un lupo mannaro, so così come battuta mi viene da chiedermi. Dice: sembrava quasi vivesse in una grotta. Nei racconti del collega messinese, che evidentemente non aveva grande feeling con il professore, invece Scoglio fu cordialissimo. Ottenne un appuntamento telefonico. Avrei dovuto chiamarlo un'ora prima dell'inizio dell'allenamento. La prima intervista col professore porta la data del 14 novembre 1987. Il titolo è tutto un programma. Il calcio è matematica. Vince chi studia di più. Dopo 3 anni e mezzo il Messina aveva perso contro la Cremonese l'imbattibilità casalinga e Scoglio se n'era assunto tutte le responsabilità. Non potevo giustificare una sconfitta con i soliti luoghi comuni. Eppure, era davvero solo stata una partita sfortunata dove erano convogliate una serie di circostanze negative. Dice: l'anno precedente il Messina, che pure arrivava dalla Serie C, si era giocato sino all'ultimo la promozione e probabilmente l'avrebbe centrata se il professore negli ultimi tempi non si fosse dovuto assentare prima per frequentare il supercorso di Coverciano e poi per una missione in Unione Sovietica, a scuola nel laboratorio del maresciallo Lobanovskij, insomma la pronuncia sorvoliamo, l'allenatore della Dinamo di Kiev, che a dire di Scoglio era la squadra più organizzata del mondo. C'era rimasto male perché, nonostante l'impresa del suo Messina, l'allenatore più reclamizzato
era stato tale Arrigo Sacchi da Fusignano, che con un Parma di qualità molto più competitivo aveva ottenuto né più né meno gli stessi risultati: settimi gli emiliani, ottavi i siciliani. E così l'estate travagliata di Scoglio, che considerato chiuso un ciclo, vuole una squadra sensibilmente rinnovata per iniziarne un altro, arriva quasi alla rottura con il presidente Massimino. Pretendevo garanzie tecniche, non potevo giocarmi 15 anni di carriera. Invidio Simoni che ha Caricola e Briaschi. Più ti viene affidata una squadra forte e più un allenatore si sente gratificato. Nessun rimpianto per essersi dovuto separare da giocatori con i quali aveva percorso insieme la scalata verso il grande calcio. Un allenatore spiega con grande sincerità, lavora prima per se stesso. Dice: non credete a quelli che dicono che vanno in campo anche per l'allenatore. Non ho mai visto che quando un tecnico è esonerato i giocatori restino anche loro a casa per solidarietà. È la legge del calcio, nessuno si scandalizzi. Io non faccio poesia, il mio con i calciatori è unicamente un rapporto di lavoro. Bellopede? Punto interrogativo. Siamo stati insieme 5 anni, ma un allenatore non può innamorarsi di un calciatore, tra virgolette. C'era stata troppa pubblicità per le palle inattive e così rispetto agli anni precedenti il Messina non riusciva più a sfruttarle con la stessa efficacia. Se per questo un giornalista di Messina ha anche scritto che mi pavoneggiavo, ma non mi posso curare dei pettegolezzi. Questa è gente che è rimasta 20 anni fuori dal grande calcio. Semplicemente è normale che gli altri non fossero rimasti a guardare, mica sono fessi. Dovrò allora studiare qualcosa di nuovo. Certo che se qui vogliamo fare al volo un commento noi, insomma, dava, certo che tante volte dava anche lezioni ai giornalisti e se non li dava durante... successivamente il suo ragionamento è più che logico. Insomma, non si poteva pretendere che le palle inattive durassero la sorpresa verso gli avversari o gli allenatori avversari. Col tempo, insomma, poi passando il tempo, bene o male avevano capito gli schemi del Messina di allora, insomma gli schemi di Scoglio, e quindi avevano preso le giuste contromisure. Dice: la partita di ritorno tra Messina e il Genova, quella nella quale Scoglio dopo il primo tempo sostituisce Schillaci, che aveva pareggiato il collo iniziale di Ambu con Lerda, che a sua volta dopo nemmeno 20 minuti viene sostituito con lo sconosciuto Manari, si gioca al Ferraris il 15 aprile e d'obbligo una visita nel quartier generale del Messina all'Hotel Savoia, proprio di fianco alla stazione Principe. Scoglio, insieme alla moglie Brigitte, è un grande anfitrione. Interroghi i miei giocatori, si faccia raccontare tutto, ma io non devo essere presente, altrimenti si sentono condizionati e non possono parlare male del sottoscritto. Naturalmente, invece, un plebiscito a favore del professore Catalano, che era con lui sin dai tempi dell'Agragas e avrebbe dovuto anche seguirlo al Genova, fu invece acquistato dall'Udinese e Scoglio ripiegò così su Onorati. E il più chiaro di tutti, con il professore andrei ovunque, è un preparatore eccezionale ed un grande tattico, è capace di non dormire per studiare a tavolino una partita. Io Scoglio tra zone e metodo è il titolo dell'intervista. E l'occhiello svela quello che ormai è il segreto di Pulcinella. L'allenatore del Messina è in procinto di passare al Genova. Scoglio è incontentabile, si fa passare il blocco degli appunti e comincia a disegnare quegli schemi che poi negli anni genuani avrebbe illustrato usando bicchieri e posate al ristorante o semplicemente tracciandoli con le dita sulla pista di terra del Pio.
quello di Genova è un pubblico che sa di calcio. Voglio che venga allo stadio e mi giudichi. Per me è arrivato il momento del salto di qualità, altrimenti smetto. Significherebbe che non sono adatto a fare l'allenatore a grandi livelli, ma sento di avere qualcosa da dare e almeno una chance la voglio. Non mi arrenderò tanto facilmente. Nel calcio l'imponderabile e l'improvvisazione non esistono. I movimenti sono studiati, provati e riprovati, ma non c'è più niente da inventare, come nella moda. È un continuo riflusso. Ovviamente la riesumazione del vecchio deve essere in chiave moderna e personalizzata. Ora facciamo un piccolo salto, insomma, per rimanere nei nostri tempi. Dice: c'era solo una precauzione da prendere, non irritarlo con le domande maliziose o peggio ancora stupide. Odiava le banalità, si imbestialiva se qualcuno gli domandava il diario di bordo. Io non sono un allenatore da notiziari, il segreto lasciarlo andare a ruota libera e soprattutto capire quando non era in giornata che era meglio lasciar perdere, come quel giovedì che precedeva un derby, la partita che per lui era la più importante della stagione. Lo spirito con cui Genoa vive il derby è lo stesso di Siena per il Palio. Mi aveva convocato insieme al collega Giorgio Cimbrico per comunicazioni importanti alle 11 del mattina al Pio, quando l'allenamento era al pomeriggio. Non si è capito perché, ma a quell'appuntamento si presentò anche il giovane collaboratore di un quotidiano sportivo. Quando nel piazzale, davanti agli spogliatoi, Scoglio, oltre ai convocati, notò un'ulteriore presenza, un estraneo di cui non si fidava, eruttò la pilli e lava. Allora, le ultime due righe. Ad un certo punto squadrò il giovanotto. Cos'ha da guardare? Sono amici e posso sfogarmi. Non restava che girare i tacchi e tornare in redazione. Ma abbiamo saputo come Scoglio volesse. Non abbiamo saputo mai cosa Scoglio volesse rivelarci. Il giorno dopo riprese come se niente fosse accaduto. Scoglio era così. Guai a contraddirlo quando gli venivano i 5 minuti. Ora io, se tu mi aiuti, ho perso un po' il filo del tempo. Se abbiamo ancora qualche minuto. Puoi andare con i tuoi minuti, si possono dedicare. E allora, facciamo una cosa allora. Vediamo se per questa puntata di dire qualcosa su uno dei suoi beniamini che abbiamo nominato prima, su Schillaci. Se una volta nel linguaggio degli appassionati di calcio esisteva il giocatore da pizzeria, o se preferite quello da circo, per indicare elementi dotati di palleggio e sopraffina tecnica individuale, ma assolutamente fine a se stessi e del tutto avulsi al gioco di squadra, Scoglio, grande inventore di neologismi come il termine giocatore di pallone, e per primo lo appiccica a Salvatore Schillaci, quello delle notti magiche dei mondiali d'Italia 90. Totò è un giocatore di pallone, poi ci sono i giocatori di calcio, tra virgolette, quindi le parole proprio di Scoglio. Dice: scusi professore, si spieghi. È istintivo, difficilissimo da allenare, perché tutto quello che fa non sa perché lo fa. Schillaci è una delle sue creature. Dall'Amat Palermo è arrivato alla Juventus, insieme a Napoli, il terzino che Scoglio usava come un killer nelle famose palle inattive. 14 gol negli ultimi 2 anni di Messina con Scoglio, e poi anche nazionale. Il problema di Totò, dice, la gelosia, confessò un altro giorno, eppure a quel tempo il legame con la prima moglie appariva ancora solido. Schillaci raccontò avrebbe bisogno di allenarsi in un campo da dove riesce a vedere Rita affacciata al balcone. Ora qui faccio un altro salto per continuare a dire ancora
due parole sul capitolo su Schillaci. Praticamente lui continua a parlare anche dell'evoluzione di Schillaci nelle varie squadre dove poi militò. Dice Schillaci, qui in questo caso sta parlando dell'Inter, se non rende la colpa non è sua. Prendete Bergkamp, lui pure, Bergkamp, scusate sempre. La mia pronuncia, lui pure è riconoscibile. Sono giocatori immensi, ma anche loro, se vengono coinvolti in meccanismi tattici poco chiari, finiscono per smarrirsi. Io oggi so come gioca il Milan, ma non so come gioca l'Inter. Totò ha grande sensibilità, ma è stato immalinconito ed intristito. Viene ingiustamente penalizzato. Si fa di tutto per emarginarlo. Ma la colpa è di chi l'ha guidato in questi anni. Lui nella sua carriera ha avuto due soli allenatori che l'hanno capito e valorizzato. Il sottoscritto è Zeman. Un giocatore non è solo muscoli, ma anche cuore e cervello. E con questo, insomma, io direi, avendo detto pure due, quattro righe anche su Schillaci, per questa puntata rifacciamo rivedere magari ancora il libro, si vedono pure i miei post-it sui vari capitoli. Direi che per questa puntata, per ancora ne abbiamo già detto, ne faremo una prossima, possiamo concludere qui. Ecco, diciamo che in tempi non sospetti il professor Scoglio ha letto nell'animo anche la situazione familiare di Schillaci, che poi molto più avanti nel tempo finì come finì. E tu gradisci dare una pallonata di benvenuto a qualcuno che deve partire, arriverà? Diamo una pallonata di saluto al nostro Birbantone. Ecco, è così. Ovviamente un saluto a tutti gli ascoltatori. Chiaro, è che se andate a Canneto, la granita ve la offre Massimo Ristuccia, con le brioche. E ancora oggi Massimo Ristuccia colpito nel segno, disegnando i suoi momenti di felicità. Con Massimo Restuccia salutiamo gli ascoltatori e lettori del notiziario, sparsi in oltre 100 paesi del mondo, Aracne TV, e buona musica con Radio Zimmeri da Panarea, isola che Restuccia, mentre inzuppa la granita, mira e si augura di andare a visitare. La prossima e buona domenica. Un caro saluto. Il caro saluto.